Ciao ragazzi, oggi parleremo della Thailandia, questo paese affascinante, bellissimo, un paradiso tropicale dove le persone sono sempre sorridenti, sono molto accoglienti e dove il costo della vita è più basso. Infatti molti italiani scelgono proprio la Thailandia come paese dove passare il resto della loro vita. E ci collegheremo con Giulietta, una ragazza di Mantova che ha sempre avuto la passione per i viaggi. E questa passione l'ha portata a fare l'assistente di volo e a girare tutto il mondo per 10 anni. Poi, dopo un viaggio in Thailandia, Giulietta se n'è innamorata, ha lasciato tutto ed è andata a vivere a Phuket. La sua storia è incredibile, seguitela con attenzione perché è veramente particolare. Oggi Giulietta vive a Phuket da 5 anni col marito, con una figlia piccola, ed è una delle più grandi esperte di Thailandia. Pensate che infatti Giulietta ha scritto anche un libro su come trasferirsi e come si vive in Thailandia e quindi può darvi informazioni complete sulla Thailandia. Quindi non perdetevi questo video, sono sicuro che vi piacerà perché è un'intervista veramente molto completa a 360 gradi sulla Thailandia. Buona visione, ciao ragazzi! Ciao Giulietta, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene, grazie. Tutto bene, grazie a te. Com'è lì in Thailandia oggi? Caldo, siamo in piena alta stagione. Bene, bene. Intanto, insomma, è un piacere averti ospite qui con noi, Italian Globetrotter. No, grazie a voi per avermi cercata, e è un piacere. E tra l'altro seguivo anche il canale, l'intervista della Cina. L'intervista della Cina col grande Fabio, eh? Alla Spagna, al Marocco, alla Cina, oggi alla Thailandia. Veramente interessante. Ci voleva su YouTube. Bene, bene, sono contento. Ci racconterai un po', infatti, prima di parlarci un po' della Thailandia, presentati, raccontaci un po' da dove vieni, ecco, cosa ti ha spinto a andare lì in Thailandia, a lasciare l'Italia e anche cosa facevi in Italia, insomma, qual è stato un po' il tuo retroterra prima di arrivare lì. Dunque, io sono nata e cresciuta a Mantova, mi sono diplomata come tecnico dei servizi turistici, ma per caso, e dopo il diploma ho voluto iniziare subito a lavorare. Inizio la mia carriera lavorativa, in realtà ero una commessa alla MediaWorld di Mantova. Ho iniziato come cassiera, proprio il mio primo lavoro, finché a 21 anni avevo il mio gruzzoletto e finalmente potevo fare il mio primo viaggio, perché fondamentalmente l'idea del viaggiare mi era sempre piaciuta, però ero sempre stata, diciamo, dentro l'Italia, e ho fatto la mia prima vacanza e sono andata in Finlandia. E quello che mi sono portata indietro da questo viaggio, oltre, vabbè, l'amore ovviamente per la Finlandia che mi è piaciuta tantissimo, è stato il volo in aereo. Cioè, per me l'aereo è stato qualcosa che mi ha sbloccato qualcosa dentro, e all'improvviso mi sono appassionata agli aeroplani, all'aviazione, ai viaggi. Sono tornata proprio cambiata. Quindi, di conseguenza, dopo nemmeno un anno, sono diventata assistente di volo. Mi sono trasferita a Gallarate, perché ho iniziato dall'aeroporto di Malpensa, e da lì per 10 anni io ho volato e ho girato letteralmente tutto il mondo. E ovviamente era bellissimo per me, perché era il mio modo di viaggiare gratis, diciamo. E poi, vabbè, ho fatto carriera, sono poi diventata capocabina, che è quella che gestisce gli assistenti di volo a bordo. Ho cambiato varie compagnie aeree, varie città, ho abitato a Gallarate, appunto, poi a Bologna, poi a Fiumicino. Sono stata 6 mesi in Marocco, 6 mesi a Budapest, poi Venezia e Verona. A 26 anni, poi, a dire il vero, mi sono anche iscritta all'università, medicina, a Brescia, però poi ho capito che non era comunque una strada che volevo intraprendere. Cioè, alla fine prevaleva sempre questa mia voglia di dovermi spostare e muovere. Nel 2016 decido di fare un viaggio per conto mio con un amico in Thailandia, ma per caso, nel senso che leggevo tanti libri di Terzani, mi affascinava, e in più c'era YouTube e guardavamo tutti YouTube. Voglio andare lì, voglio anch'io comprarmi una GoPro e fare video, così lo sbaraglio. E abbiamo fatto ovviamente il giro più o meno classico che fanno tutti, che è la capitale, Bangkok, e poi Phuket, che è l'isola più famosa a livello turistico della Thailandia. E durante questa vacanza decido di fare un tour in barca, andare a vedere le isole. Ho fatto questo tour e mi è piaciuto, un po' come quella volta là con gli aeroplani. Ho detto, aspetta, fermi tutti, cos'è queste cose? Mi piace, mi prende. Le barche, le isole, gente che si diverte, gente in vacanza, spensierata. Sai, dopo 10 anni che voli, dici, sì, vabbè, vedo i posti e tutto, però sono 10 anni che sono su un aeroplano alla fine. Torno da questa vacanza e dico, ma
io quasi quasi cambio lavoro, vado a fare anche questa cosa con le barche, che ci vorrà, no? E dopo 4 mesi avevo altre ferie, decido di ritornare a Phuket, rifare ancora questi giri in barca, vediamo se effettivamente mi piacevano e vediamo se mi piace fare ancora questi video. Apro il canale di YouTube, o meglio, avevo già il canale di YouTube, ma non facevo i video, avevo solo fatto un video dove spiegavo appunto come diventare assistente di volo, quindi non c'entrava niente. E inizio a fare un po' di video durante questo viaggio. Da lì inizia il mio percorso da, se a dire YouTuber, ma è un parolone, cioè YouTube, faccio video e li metto su YouTube. E dico, a me piace questo ambiente, mi piace questa idea delle barche, voglio fare qualcosa, voglio andare a vivere lì e lavorare lì. E io cosa faccio all'epoca? Prendo questi video, li mando all'azienda dove ero stata a fare questi tour, glieli mando e dico, guarda, io mi sono divertita, se volete usarli per farvi le vostre pubblicità, per me potete farlo, non c'è problema. Ne postano uno, questo video va virale dalla loro pagina e fa tipo 200.000 qualcosa visualizzazioni in pochissimi giorni, cioè proprio diventato virale, ha girato il mondo. Mi contatta quello che era il manager e questo mi dice, guarda, io starei cercando qualcuno che mi faccia i social media, se ti fa piacere vieni qua. La mia fortuna è stata che nel frattempo ero diventata amica con delle guide che lavoravano comunque qua e quindi tramite loro, comunque a forza di rompere le scatole a tutti, mi ha detto, no guarda, è seriamente intenzionato a offrirti un lavoro. E io fondamentalmente sono partita così. Ho chiesto alla compagnia dove lavoravo un anno di aspettativa non retribuita, me l'hanno concessa. Quando hai un'idea di avere un'aspettativa non retribuita, dici, se torno con la coda tra le gambe, bene o male cado in piedi, capito? Perché comunque certo, posso riavere il mio lavoro. Questa è stata una grandissima fortuna per me, mi ha dato il coraggio e la spinta di dire, parto. E questo è successo 5 anni fa. Cavolo, una bella storia, eh? E te quindi oggi sei dove vivi, a Phuket? Sì, sono direttamente arrivata poi a Phuket e vivo qui a Phuket adesso, sì. Non mi sono mai spostata da questa isola. E che lavoro fai te lì? Lavori sempre con le barche? Sì. Lavoro nella stessa identica società a cui mandai i video e oggi sono una manager. Ecco, adesso faccio lavoro d'ufficio fondamentalmente, quindi sono alla scrivania, sono quella che sposta barche, no, gestisco varie cose, è una soddisfazione e anche una responsabilità. Sono molto contenta di aver ottenuto questo risultato, d'altra parte sono arrivata al momento più sbagliato della storia del turismo della Thailandia, perché abbiamo avuto ovviamente per via del Covid il crollo totale del turismo. Però adesso va meglio, quindi adesso pian pianino la situazione si sta risollevando. Alla fine sono contenta. Noi lavoriamo con i turisti e il problema nostro è che il nostro target è proprio il turismo europeo, perché ci sono tanti tour operator che lavorano anche col market, non so, asiatico, quindi il thailandese, il cinese. Noi siamo specializzati per la clientela europea, quindi abbiamo chiuso per 1 anno e mezzo fondamentalmente. Adesso stanno arrivando gli italiani, ne stanno arrivando un po', hanno aperto il corridoio turistico su Phuket. È un bel momento, ecco. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi risponderò. Ciao! E sempre parlando di lavoro, lì in Thailandia com'è la situazione lavorativa? Cioè il lavoro in generale si trova? Gli stipendi sono buoni? È facile trovare lavoro lì? Allora, il lavoro c'è se sei specializzato in qualche cosa. Innanzitutto c'è una legge qua in Thailandia che proibisce alcuni lavori agli stranieri. C'è un elenco di lavori che lo straniero non può assolutamente fare. E senza che ti vado a elencare tutto, altrimenti finiamo domani mattina, però per farti intendere, chiamiamoli, diciamo, i lavori manuali. Per esempio, non so, il parrucchiere non lo posso fare in Thailandia, non posso fare i massaggi, non posso lavorare in un cantiere, non posso fare l'operaio e altre cose. Già questo ti limita. Dall'altra parte, chi è specializzato in qualche cosa che, diciamo, tra virgolette, il thailandese non sa fare o fa fatica a fare, allora sì, il lavoro c'è. Ad esempio, nell'ambito comunque del management aziendale o quello che faccio anche nel digital marketing, queste sono cose che le aziende comunque stanno cercando. Tutto quello che è, diciamo, il mondo digitale, qua il lavoro c'è e quindi questo è il grande problema del trovare lavoro in Thailandia.
chi magari dice io voglio andare a vivere in Thailandia, io mi accontento di un lavoro qualsiasi, questo è l'approccio proprio più sbagliato, perché il lavoro qualsiasi qua lo fa il thailandese, tu straniero non lo fai. Se tu sei specializzato, qualcosa lo puoi trovare, soprattutto a Bangkok, nella capitale. Se magari hai esperienza nel settore del turismo, ben venga Phuket o Pattaya, per esempio nel settore della ristorazione, chef italiano. Lavoro lo può trovare. Chi ha esperienza appunto nel settore alberghiero, i manager proprio degli alberghi sono quasi sempre stranieri. Bisogna essere specializzati anche per dire uno che fa lo chef, non è che uno dice io sono italiano, so fa bene da mangiare e vado lì. Comunque loro ti richiedono un qualcosa, diciamo, di scritto che te sei specializzato e che hai lavorato in certi posti, eccetera, oppure no? Dipende molto per chi vai a lavorare. Ovvio che se trovi un ristorante che è fatto da un italiano che sta cercando velocemente uno chef, fai presto, no? Oppure, riprendo l'esempio del parrucchiere, sono parrucchiere, non lo posso fare, però io non so, 10 anni di esperienza in Italia, cosa posso fare? Posso aprire io il mio salone e posso gestire lo staff thailandese e quindi però andiamo a parlare poi del lato imprenditoriale, poi non lo posso fare io, però posso mettermi su la mia azienda, la mia società e farlo. L'altro problema del lavoro è per lavorare ovviamente serve un visto lavorativo e ti serve anche il permesso di lavoro, cioè c'è il visto e poi c'è il cosiddetto work permit, che è un libretto blu dove dentro ci sono i tuoi dati, la foto, il nome, l'azienda dove lavori, il luogo dove lavori, quanto prendi, eccetera. Ottenere questo work permit è dura non tanto per te, è dura per l'azienda riuscire a produrne uno, perché devi avere per uno straniero almeno 2 milioni di baht, 50.000 euro più o meno, di capitale versato, devi avere almeno 4 persone thailandesi assunte con stipendio a cui paghi la social security, che altro non è che l'assicurazione sanitaria del governo. E devi produrre una serie di documenti, devi motivare l'assunzione di questo straniero, devi dire perché questo straniero deve essere assunto al posto di un thailandese. La burocrazia è tanta, è pesante, quindi per l'azienda deve veramente valer la pena assumere lo straniero. Devi saper parlare inglese, se sai solo l'italiano è dura. Non devi per forza sapere il thailandese, ad esempio io il mio thailandese è molto scarso, nella mia azienda la lingua ufficiale è la lingua inglese. Diciamo che è un requisito fondamentale sapere l'inglese. Ma gli stipendi sono buoni lì? C'è un minimo che lo straniero deve percepire a seconda della sua nazionalità. Nel caso dell'italiano parliamo di 50.000 baht al mese, sono 1.346 euro con il cambio di oggi, che è molto di più rispetto a uno stipendio di un thailandese che di solito si aggira intorno a 10, 15, 20.000 baht, diciamo una media. Il problema è che questo è quello che c'è scritto sulla carta. La realtà è che tante aziende non ti danno quella cifra. Ti dicono: sì, questo è il tuo work permit, c'è scritto 50.000, però io ti do 30. E ovviamente tanti dicono: o vado a casa o accetto, va bene, me la faccio andare bene, nessuno controlla. L'importante è che poi tu paghi le tasse sui 50.000 baht, perché poi ti trovi a pagare comunque le tasse su quella cifra, non su quella reale che percepisci. Ah, ho capito. Quindi un italiano lì non prende lo stipendio thailandese, ma prende lo stipendio come se fosse qua all'incirca. Sì, Ganzo questa cosa. più o meno gli stati europei e gli americani percepiscono sempre i 50.000, ok? E alcuni stati asiatici vai già alla metà, se vai a guardare gli stipendi minimi, non so, di un filippino o di uno del Myanmar, un birmano, e lo stipendio di un birmano è dimezzato. Eh sì, Comunque sì, c'è chiaro. un minimo salariale per noi stranieri. Sì, che poi va rapportato al costo della vita. Com'è il costo della vita? Ecco, perché magari anche se uno piglia 1.000, qui in Italia non sono nulla, ma magari lì sono tanti, non lo so. Allora, Phuket e Bangkok sono molto care rispetto ad altri posti in Sono Thailandia. cari, eh. Poi ovviamente bisogna fare differenza tra costo della vita e costo del tuo stile di vita. Il costo della vita io lo intendo come i bisogni fondamentali, diciamo, avere un posto dove dormire, una casa, mangiare, la sicurezza. E poi c'è lo stile di vita. È ovvio che se io arrivo a Phuket e voglio la villa con la piscina, voglio andare in giro con la macchina di lusso e uscire tutte le sere al ristorante italiano, è ovvio che i costi salgono. E i costi della vita, bene o male, sono leggermente inferiori all'Italia, ma comunque siamo lì. Ah, Diciamo che qua magari fa caldo tutto l'anno, non devo
devo pagare il riscaldamento, per dire, no? Però dall'altra parte magari devi tenere in conto che hai delle spese per i visti, o magari perché vuoi rientrare in Italia, perché ti devi pagare la tua assicurazione sanitaria. Alla fine quei 1.000 euro vanno via. Se guardi su internet trovi tipo, ah, vivere in Thailandia con 500 euro al mese, è dura, cioè 500 euro al mese sopravvivi. Se stai in zone comunque turistiche o comunque zone dove c'è più lavoro, come Bangkok, come Phuket, come Pattaya, come Chiang Mai, su al nord, più o meno queste sono le spese. Poi ci sono altre zone della Thailandia dove invece spendi molto meno, come per esempio c'è una regione che si chiama Isan, che si trova, diciamo, a nord-est della Thailandia, una regione molto vasta, è la cosiddetta regione povera, e lì effettivamente costa tutto molto meno, cioè un affitto ti costa un terzo che a Phuket, mangiare costa relativamente meno. Poi è rovescio la medaglia, cioè vai lì e dici, ok, mo che cosa faccio? Se qualcuno dice voglio venire a vivere a Phuket, comunque deve immaginarsi già un costo della vita relativamente alto. E ad esempio qua non ho la macchina, quindi non devo pagare l'assicurazione, non devo pagare la benzina, non devo pagare le cose dell'automobile. In Italia a me la macchina mi faceva partire un sacco di soldi. Beh. Abbiamo due motorini, faccio benzina con 3 euro. Cioè, per dire, e anche un'altra cosa è anche quello che mangi, perché se uno mangia thailandese comunque spendi relativamente poco. D'altra parte, se dici no, a me piace mangiare italiano e vado a mangiare italiano tutti i giorni, è libero di salire comunque le tue spese, ovviamente. Mm-hmm. No, perché qua siccome c'è sempre stata un'idea, no? Che della Thailandia è un po' più economica, e se uno si sa un po', diciamo, adattare alla situazione, ci vivi, esatto, molto bene, sì, con uno stipendio tipo qua. Penso di sì, dipende da quello che vuoi tu nella vita. Io ho un'amica che vive qua, i genitori sono pensionati e si sono anche loro trasferiti qua a Phuket, vivono benissimo, hanno comprato un appartamento, se la spassano fondamentalmente, si godono la vita perché hanno il loro motorino, fanno i loro giri, si comprano il pesce al mercato, fanno una vita molto tranquilla. Se io devo consigliare a uno in pensione se rimanere in Italia o venire qua, se uno ha voglia, perché no, voglio dire, se uno piace il mare, piace il caldo, fa solo bene, è la scelta migliore, secondo me è la combinazione perfetta, avere una pensione e venire a vivere in Thailandia, perché non devi avere a che fare con il problema comunque del trovare lavoro, non devi aprire un'azienda e farti venire il mal di testa, no? E aver paura che vadano male le cose. Se sei iscritto all'AIRE puoi farti versare la pensione direttamente sul tuo conto thailandese, puoi versare le tasse in Thailandia. Qua magari non hai riscaldamento, non devi comprarti tanti vestiti, tante cose, però magari ti devi fare una buona assicurazione, soprattutto se sei pensionato. E ovviamente aumentando l'età aumentano anche i costi di una buona assicurazione sanitaria. Poi magari vuoi andare a farti il tuo viaggio in Italia una volta all'anno. E una cosa che mi sono dimenticata di dire, però sicuramente chi è interessato a venire qua in pensione magari lo saprà già, per avere il visto per pensionati bisogna versare una somma di denaro su un conto corrente thailandese e lasciarlo lì per almeno 3 mesi, perché devi dimostrare che hai i soldi per vivere qua, o in alternativa devi far vedere di avere una pensione di almeno 1.500 euro. Se sei una coppia basta uno, comunque devi dimostrare che la pensione ce l'hai, o se non hai la pensione che hai comunque i fondi per vivere qua, altrimenti non ti rilasciano il visto pensionato. Ecco, ok. E se invece uno volesse venire lì per aprire un'attività in proprio di ristorazione, o come dicevi prima un parrucchiere o un'azienda eccetera, è facile a un italiano oppure per gli stranieri lì fanno un po' di restrizioni e di problemi? Anche qua abbiamo un bellissimo mondo di restrizioni e problemi. Ecco. Diciamo che il primo problema, che è anche quello diciamo più conosciuto, è il fatto che io italiana voglio aprire una società qui in Thailandia, non posso avere il 100% della mia azienda, la devo dividere con dei thailandesi. La quota che posso avere il massimo è del 49%, quindi la quota di maggioranza, che è del 51%, va in mano dei thailandesi. Comunque tanti trovano il modo di tutelarsi in questo, magari il 51% questi thai dividono magari in due thailandesi, quindi poi in automatico io prendo, diciamo, la quota di maggioranza, divento il direttore. Altri prendono come soci magari uno studio legale, ti fanno fare dei documenti dove comunque si tutelano. Come consiglio generale, se vuoi venire qua a fare impresa, prenditi del tempo per venire qua prima e guardare, fatti un'analisi del mercato, cerca di incontrare più persone possibile, capire che cosa vuoi andare a fare. Perché il problema
prima di entrare nelle rogne burocratiche, secondo me è importante capire se quello che vuoi andare a fare qua funziona o no. Certo. Ad esempio proprio classico, quello del ristorante pizzeria italiano, no? Magari uno può anche avere esperienza in Italia e magari può venire a Phuket e aprire una pizzeria, però la concorrenza comunque è spietata qua a Phuket e sei a Phuket, quindi poi avrai una serie di problematiche che magari in Italia non avevi. Poi in realtà per aprire la società ci si rivolge a un legale o a un commercialista e si fa appunto la divisione, ci sono io con i miei soci thailandesi e poi devo ottenere il mio permesso di lavoro, perché anche in questo caso io ho bisogno di avere un permesso di lavoro per lavorare, anche se è la mia società, quindi dovrò assumere almeno 4 thailandesi nella mia azienda e dovrò pagargli ovviamente lo stipendio, dovrò pagargli la social security appunto, quindi l'assicurazione sanitaria del governo, dopodiché sono pronta per partire, diciamo. Se io ho bisogno di aggiungere un'altra persona straniera a lavorare con me, devo fare in modo che questi thailandesi diventino 8 per una seconda persona. Ah, ogni persona 4 thailandesi, Sì. In più devo versare un capitale sociale di 2 milioni di baht per ogni permesso di lavoro a straniero che io voglio fare. A meno che tu non sei sposato con un thailandese, allora in quel caso diventa 1 milione, ma sempre 1 milione, e mi sa che sono più o meno 27.000 euro. Comunque, queste sono le basi per partire, quindi bisogna fare un po' di attenzione, ecco, non tanto con chi vai a dividere la società, perché ripeto, ci si può tutelare, però poi cosa vai a fare? Ti faccio l'esempio mio, io quando sono arrivata, magari diciamo dopo il primo anno, io dicevo, ma quasi quasi mi faccio il mio tour operator, mi faccio la mia licenza da operatore turistico, Adesso che sono passati 5 anni avrei paura comunque, cioè un mondo veramente difficile, e quindi magari quando uno arriva qua, no, sai, hai questa sensazione, dici ok, ho capito tutto, ce la posso fare. Poi invece quando inizi a stare qua un po' di anni ci vuole un bel coraggio per buttarsi a fare imprese in Thailandia. In realtà c'è un escamotage, però è dura. C'è un modo per avere l'azienda 100% straniera. Si chiama BOI, Board of Investment, e praticamente se tu hai l'azienda registrata a questo programma BOI, tu hai 100% della proprietà della tua azienda. Però attenzione, non tutte le aziende possono far parte di questo programma e anche lì sono necessari vari requisiti. Le aziende del BOI fondamentalmente sono tutte aziende che vanno a sviluppare qualche cosa che in Thailandia in questo momento manca. Come per esempio, come ti dicevo prima, il digitale o sviluppo di software, sviluppo di app. In questo caso, qua consiglio poi di andare a vedere il sito che si chiama Board of Investment, e lì ovviamente ci sono tutte le categorie. Se vieni promosso appunto da questo programma, non solo puoi avere la tua azienda 100% straniera, hai delle comunque esenzioni fiscali, altri vantaggi, hai facilità a ottenere i permessi di lavoro. Forse io ho un'azienda, non so, in Italia e voglio avere una parte di questa società in Thailandia, anche in questo caso è diverso, posso avere la società 100% non thailandese. E senti, e la tassazione com'è lì? Sia insomma che si una per un'attività, chiaramente, perché qua insomma le tasse sono fra le più alte al mondo in Italia, e anche come dipendente. Per le tasse sicuramente meglio che in Italia. Se hai un'azienda, ovviamente dipende dal tuo fatturato, in base a quello che guadagni hai una percentuale. In linea generale, molto generale, sei sul 15%. Buono. E l'IVA è qua in Thailandia è al 7%. Boia, tanta roba. Questa è una bella cosa. Per quanto riguarda essere dipendente, le tasse si pagano sempre comunque su quello che è per legge dichiarato sul permesso di lavoro. Quindi nel caso, facciamo il caso dell'italiano, 50.000 baht, ti viene fatto il conto su 50.000 baht, che te lo dico io per esperienza, io verso 3.100 baht al mese, che sono quasi 100 euro di tasse. E in queste tasse mi vengono tolti anche 750 baht, che sono il 50% dei soldi che servono per pagare l'assicurazione sanitaria. La mia azienda fa 50%, lo pago io, 50% lo paga lei ogni mese per la mia assicurazione sanitaria. Alcune aziende più grandi te la pagano interamente loro, altre ti dicono arrangiati, pagatela te, dipende, ok? Però diciamo che indicativamente io sullo stipendio da italiano proprio, poi a fine mese mi vengono tolti quei 100 euro di tasse. Sì, un 10% diciamo. Devo dire che da questo punto
punto di vista molto molto meglio che in Italia. Cavolo, tanta roba. Cioè un 10%, diciamo, come dicevi te, no? Su 1.300-1.400 al mese, parlando in euro, te ne va via poco più di 100, diciamo. Esatto. Buono, buono. Sì. Lo stesso sarà anche poi per le pensioni, le tasse saranno meno rispetto all'Italia. Esatto, se sei iscritto all'AIRE puoi fare in modo che tu le tasse le paghi qua e non le paghi più in Italia. Ovviamente questo poi te lo gestisce tutto l'AIRE, ambasciata, cose. Questo è un pro del vivere in Thailandia. È un pro, soprattutto secondo me, se è un'azienda. Soprattutto se uno è un imprenditore, perché qua in Italia mezzi, anche più, vanno via. È assurdo. Solo di quello, è assurdo. Cioè, qua è normale, è assurdo in Italia, onestamente. No, qua è assurdo, ma infatti la tassazione è troppo alta. E senti, via Phuket, comunque è un'isola, c'è cioè il mare, no? Quanto possono costare gli affitti, oppure se uno compra una casa? Giustamente dipende dalla zona. Qua Phuket è una zona turistica, appunto c'è il mare, un bellissimo mare. È ovvio che già Phuket parliamo di una fascia di prezzo, diciamo, alta rispetto ad altri luoghi della Thailandia. E anche Bangkok, che è la capitale, anche quella è cara. Qua Phuket, come nel resto della Thailandia, dipende anche da che tipo di casa vuoi affittare. Perché qua in Thailandia, diciamo che la divisione tra i cosiddetti condo, che sono non altro che appartamenti in condomini, che sono relativamente economici, e ci sono le townhouse, che sono le case tipiche di Phuket, che sono come delle villette a schiera, che tendenzialmente sono strette e lunghe, quindi ci sono quelle che hanno altri prezzi, poi sono le case normali, immaginate la classica casetta col giardino, poi vabbè, ville, quelle. Il condo, che è appunto l'appartamento in un condominio, è economico, sia come affitto che come acquisto, con, non so, 10.000 baht al mese, che sono 269 euro circa, puoi prenderti appunto già un affitto di un appartamento. Sono appartamenti in genere qua a Phuket molto carini, arredati bene, però sono piccoli, parliamo di, non so, 40 metri quadri, però arredati bene, non gli manca niente, tu entri già tutto pronto, hai come servizi sempre una piscina, hai una palestra, non puoi portare gli animali, quindi se hai il cane o il gatto non puoi andare in un condo generalmente, e quindi diciamo che tu con 250 euro al mese, se sei singolo, sei una coppia, perché con la famiglia non penso che ci riesci a stare in un condo, però già se sei da solo con 250 euro più che ti prendi uno di questi appartamenti. Se lo compri costa, non so, 60.000 euro, e c'è quello che ti costa 100, dipende dalla zona. Se lo compri, non so, a Patong, che è la zona più turistica, lo pagherai di più. Se lo prendi in centro all'isola, dove non c'è turismo, lo pagherai magari la metà. La townhouse, quella proprio Thai style, di solito anche quella lì con 10-12.000 baht al mese la prendi, quindi siamo sui 250-300 euro al mese. A comprare, sei anche qua, sparo una media 70.000-80.000 euro. La casetta col giardino, che non trovi ovviamente sul lungomare, la trovi un po' più nelle aree residenziali, a comprarla ci vogliono 3-4 milioni di baht, sono più o meno 100.000 euro, però ti parlo già di una casa che magari ha la sala e la cucina, le due camere da letto, i due bagnetti e il giardinetto col cancello, magari anche in un villaggio con la security, sì, indipendente. E l'affitto può essere 15.000 baht, 20.000 baht al mese, diciamo che siamo anche dai 400 ai 500 euro al mese. Ti faccio l'esempio pratico nostro, se vuoi. Sì. Io ho cambiato 5 case vivo qua. La penultima casa dove stavamo era la classica appunto casa col giardinetto, e avevamo anche come servizio una piscina a uso comune, e il nostro affitto era di 13.000 baht al mese, sui 400 euro, qualcosa del genere. Eravamo in una zona sud dell'isola, quindi una zona comunque ben servita, zona vicino alla spiaggia, cioè nel senso a 10 minuti dalla spiaggia. Adesso ci siamo spostati il mese scorso, siamo venuti a vivere nella zona nord di Phuket. Ho fatto questo esperimento di venire a vivere in un villaggio thailandese. Sono tutti thai, penso di essere l'unica straniera in tutto il villaggio. E siamo appunto in queste townhouse, quindi case in fila. E questa casa l'abbiamo trovata ristrutturata, però non arredata, e la paghiamo 150 euro al mese. Tanta roba. Con due camere da letto. Come mai così poco lì? Perché è una zona un po' più tranquilla? Questo perché siamo proprio in un'area non turistica, comunque carina, si chiama Talang, che è una zona proprio non turistica di Phuket, ma non è neanche una zona brutta, è una zona molto ben servita, e non è neanche lontano dal mare, perché ho visto che comunque in 15-20 minuti sei al mare. È anche facile trovare affitto qua, perché basta che vai su Facebook, sul Marketplace,
e lì trovi di tutto. Il problema, secondo me, quando compri è poi negli anni, nel senso che qua le case non è che ricostruiscono tanto bene, ci devi stare dietro. Anche se vai nelle ville, proprio quelle più belle, se guardi poi i dettagli, vedi sembra che c'è qualcosa che è fatto male, costruito male, e dici ma cosa hanno fatto lì? Qua è così. Quindi magari compri, però poi ci devi stare comunque dietro negli anni. E se la chiudi e la lasci abbandonata, si distrugge tutto e la giungla ritorna a riprendersi tutto. Sì. Certo, sono costi che uno deve tenere in considerazione. Senti, allora ti volevo chiedere, com'è la qualità della vita lì? Vivete bene voi lì? Si sta bene rispetto all'Italia? Che ci dici? A Phuket la qualità della vita, se magari intendi già come, non so, qualità, parliamo, non so, della natura, ovviamente siamo su un'isola tropicale, quindi è un posto meraviglioso. Non posso certo dire che stiamo male. Se ti sposti in zone come a Bangkok, dove inizia esserci un livello di inquinamento atmosferico elevati, la situazione già è diversa, quindi dipende anche molto dalla zona della Thailandia. Però viviamo anche comunque qua in Thailandia in una nazione dove ancora, per esempio, vedi molti rifiuti in giro, plastica, nessuno se ne prende cura. Siamo nella fase adesso dove iniziano a rendersi conto che forse c'è qualcosa che non va. Infatti ti voglio chiedere anche questa cosa qui, c'è un paese green o no? Purtroppo no, proprio su questo posso dirti tranquillamente che non ci siamo proprio. Però io ho la sensazione che siamo nel momento dove inizierà a cambiare qualcosa, ma è una sensazione, ok? Non vedo cose concrete, o meglio vedo proprio piccoli piccoli passi. Per esempio da noi in Marina, dove abbiamo noi gli uffici, siamo in un porto, penso nel porto più prestigioso di Phuket comunque, e giusto in questi giorni ci sono delle riunioni dove si sta parlando appunto per progetti futuri, per esempio entro il 2025 eliminare in tutta la marina l'uso della plastica non riciclabile, le bottigliette per intenderci, oppure magari adesso in qualche negozio iniziano a non volerti dare la borsina di plastica, vai in un altro e te ne danno 7, capito? In generale no, non ci siamo. In strada, oltre ad esserci un gran traffico, non esistono normative come abbiamo per esempio noi in Italia, e qua puoi girare con i catorci che bruciano anche la legna, non è un problema per nessuno. Per esempio la questione della mascherina, adesso portiamo tutti la mascherina per il Covid, in realtà io il motorino la portavo anche prima del Covid, perché a volte tipo, ti senti intossicato dalle macchine, se sei a Bangkok poi è una cosa allucinante. Quindi da questo punto di vista c'è molto da imparare ancora. Poi nel mio settore è anche peggio, perché il mio settore è quello dei tour in barca, dei motoscafi, e sicuramente conoscerai la spiaggia di Maya Bay, quella del film The Beach di Leonardo DiCaprio. Andiamo lì tutti i giorni. È stata chiusa 3 anni per via del turismo di massa, che ha creato dei danni enormi e siamo tutti responsabili. Primo per i motoscafi comunque, tutte queste barche che andavano, e per l'uso massivo delle creme solari che hanno danneggiato i coralli. Adesso fortunatamente ci sono le creme solari reef friendly che non danneggiano l'ecosistema, però all'epoca nessuno sapeva o si interessava, non lo sapevo nemmeno io. E quindi io sono anche nel centro di questo problema, nel senso che anche noi siamo responsabili di questo turismo purtroppo, e però è difficile fare il cambiamento. Per esempio sono sempre stata quella che ha spinto, non so, per fare il motoscafo col motore elettrico, per dire, però questo è un problema che probabilmente mi pongo solo io e altri 2 gatti in tutta la Thailandia. Da questo punto di vista purtroppo non ci siamo. Dall'altra parte Phuket comunque rimane un paradiso tropicale, fortunatamente, anche se è stato molto pesantemente, diciamo, urbanizzato, continuano a costruire così, però fondamentalmente tutto il centro dell'isola, essendo zona collinare, la parte centrale rimane giungla, rimane selvaggia, e quindi riesce a mantenere comunque un equilibrio, cosa che a Bangkok non succede. Assolutamente. Comunque voi ci vivete bene lì, ci state bene? A Phuket ci vivo bene. Io personalmente ho bisogno del mare, quindi io qua sto bene. E il clima lì dove sei te com'è? Perché so che comunque in Thailandia cambia un po' da zona a zona, no? Sì, in generale cambia da caldo a più caldo. Se vai nelle regioni proprio del nord, magari c'hai qualche mese dove rinfresca la sera, però a parlarti di freddo è un parolone. Per quanto riguarda Phuket, dove sono io, fa caldo letteralmente tutto l'anno. Ci sono fondamentalmente 2 stagioni, la stagione dei monsoni, che è la stagione bassa, la stagione delle piogge, che va da maggio, metà maggio, dipende,
fino a, diciamo, indicativamente metà ottobre, ed è la stagione dove piove più spesso. Questo non significa che piove tutti i giorni, piove ogni tanto. Hai anche delle belle giornate di sole. Quello che cambia, diciamo, anche per chi viene qua come turista, è che appunto ci sono i venti, i monsoni che soffiano da ovest, e quindi il mare tende a fare onda, quindi è brutto. Se vai in spiaggia magari ti trovi un mare arrabbiato. Invece da metà ottobre fino a metà maggio c'è la cosiddetta alta stagione, la bella stagione, che è la stagione dove piove meno e il mare tendenzialmente è calmo, tendenzialmente. I venti girano, il vento, diciamo, che soffia da est, la costa ovest, che è quella turistica, rimane protetta e il mare diventa bello. Comunque in linea generale come temperature siamo sempre sui 30 gradi, la sera magari ce ne sono 27-28 gradi, il giorno 33-34 gradi, la minima che ho visto qua in 5 anni è stato 25 gradi, tipo due volte all'anno vedi 25 gradi. È caldo, è umido, molto umido, e più o meno è così da tutto il sud della Thailandia, anche il centro. Poi al nord invece magari trovi delle serate più fresche, anche in Isan a volte magari la sera può arrivare a fare anche 15 gradi. Ci devi fare un po' di abitudine. Personalmente faccio uso massimo di condizionatore. C'è chi riesce a sopravvivere senza condizionatore, io non ce la faccio. Se ti piace il caldo, la Thailandia va bene. È perfetta. E cambiando argomento, come sono i thailandesi? Te che hai detto, insomma, che hai anche il marito thailandese, cosa ci puoi dire anche nelle differenze che ci sono come cultura con gli italiani, o qualche stranezza che magari noi non sappiamo, ecco, fra noi e loro? I thailandesi sono un mondo a parte, ovviamente, perché già comunque parliamo di una cultura asiatica, quindi già siamo in un altro mondo. Il thailandese poi è un mondo proprio unico. È un mondo che secondo me non riuscirai mai veramente a capire al 100%. E va bene anche così, nel senso che poi penso che non ti potrai mai comunque integrare al 100% in una cultura come quella thailandese. Però se tu riesci a capire che quello che è giusto per me non è detto che sia giusto per il thailandese, quindi se io già parto da questo presupposto, no? Sono un po' più tranquilla. Qua si usa dire: dove finisce la logica, comincia la Thailandia. È vero, sono un bel popolo in linea generale, soprattutto quando ti approcci per la prima volta, perché sono un popolo estremamente gentile, estremamente educato, e questa cosa fa molto piacere comunque al turista che viene qua per la prima volta. Però quando hai un problema, questa gentilezza e educazione poi non ti serve più, ti serve una soluzione. E fondamentalmente il problema di questo loro modo di fare è dettato dal fatto che il thailandese in generale non ama perdere la faccia. Loro la sentono così tanto che sono disposti anche magari a mentire o a trovare delle vie strane che noi non andremo mai a comprendere. Tende anche a evitare lo scontro diretto. Se tu gli fai un'osservazione, è probabile che anziché risponderti ti sorrida e basta, finisce lì. Però d'altra parte, nella mia esperienza vivendo qua, ho anche scoperto che il thailandese è quello che può anche esplodere. Il 90% dei thailandesi sono di religione buddista, quindi noi ce li vediamo calmi, evitano appunto gli scontri, vivono nel presente, eccetera, sempre eccetera. Sorridenti, eh? Sempre sorridenti, però io ho vissuto qua e ho visto dei thailandesi molto incazzati, veramente esplodere, arrivare proprio a cambiare completamente, a prendere atteggiamenti veramente molto aggressivi, improvvisi. C'è anche comunque un lato della società, non so, gente che magari beve, alcolizzata. È dura lavorare con loro. Quando va tutto bene è bello lavorare con il thailandese, perché il thailandese cerca sempre comunque di essere tranquillo, spensierato, anche di divertirsi comunque in quello che sta facendo. Però quando c'è un problema, tu col thailandese non riesci ad affrontarlo il problema, cioè è veramente dura. Anche solo andare lì e fargli un'osservazione, devi farlo in un certo modo, capito? Perché rischi che magari non ti parla più, o peggio ancora non si presenta più a lavorare. E te come ti trovi, da italiana, occidentale, in un paese comunque che è asiatico, che come dici te è molto diverso da noi, un paese buddista, come ti trovi te? Ho attraversato le fasi del Farang. Farang significa straniero in Thailandia, le classiche fasi dell'integrazione, dello shock culturale o quello che è. E ovviamente quando sono arrivata ero nella mia fase di
estasi dove tutto mi sembrava bello e facile, poi mi sono scontrata comunque con la realtà. Ho avuto magari un periodo dove reagivo quasi, diciamo, in modo aggressivo per proteggermi comunque da questa situazione così. Adesso sono arrivata in un momento di pace dei sensi da questo punto di vista, dove comunque riesco non a capire tutto, però a accettare quello che sono loro e quello che sono io. Personalmente io sono contenta di essere italiana, non voglio integrarmi o diventare thailandese. Spesso sento gente che dice: ma non diventerai mai uno di loro, sarai sempre un farang, ovvero uno straniero. Per me va bene, nel senso che sono fiera comunque di essere italiana, non ho problemi. Se qualcuno viene qua a vivere con l'intenzione di integrarsi al punto di diventare un cittadino thailandese, cioè con una vera e propria cittadinanza thailandese, rimarrà deluso comunque, perché non sarei mai un thailandese. Io la vivo bene perché comunque io sono contenta della mia realtà, che è diversa comunque dalla loro. Sono sposata con un thailandese, cosa che onestamente prima di venire a vivere qua non mi era neanche passata per la testa minimamente. Mi trovo bene, ma mi trovo bene perché lui comunque è un tipo di persona che si incastra bene con la mia personalità, e tutti gli altri che conosco è il contrario. Di solito qua è la relazione con l'italiano che sta con la thailandese. Io sono un po' un caso eccezionale di italiana con il thailandese. Non sono l'unica, però siamo veramente in tre. Se non siamo tre, siamo in quattro italiane in tutta la Thailandia che ha sposato con thailandesi. Sono veramente pochi. Per quanto riguarda la religione, io non ho problemi, nel senso io non sono credente. Mio marito è buddista, ma io, per esempio, le mie colleghe al lavoro sono tutte musulmane, e quindi lavoro comunque a contatto con persone che hanno una religione totalmente diversa, non solo dalla mia, ma anche quella di mio marito. Sono, diciamo, abituata, è normale. Sarà forse che ho avuto la fortuna comunque di lavorare in aereo tanti anni, quindi comunque di vedere tante realtà diverse e in certo modo accettarle senza problemi. Penso che anche, diciamo, i ruoli siano diversi rispetto a noi qua, dell'uomo e della donna, nella famiglia, nella società, nel lavoro. Beh, qua siamo ancora un po' indietro rispetto all'Italia sul ruolo uomo-donna, soprattutto il lavoro. Fortunatamente non è una cosa che io sperimento, diciamo, su di me, perché sono fortunata sia con mio marito che anche al lavoro, anche perché al lavoro tutto lo staff dell'ufficio siamo donne, e io con mio marito sono fortunata perché mio marito è atipico. Cioè qua siamo proprio nel mondo dove la donna sta a casa con i figli, bla bla bla, l'uomo va a lavorare, bla bla bla. Io e mio marito siamo completamente diversi in questo momento. Abbiamo una bambina di 9 mesi. Quindi in questo momento della nostra vita io vado a lavorare e lui fa il mammo, fa il papà full time, no? Per essere un thailandese è un caso eccezionale e lo ammiro tanto per avermi dato questa possibilità di continuare la mia carriera. Poi, soprattutto per quello che riguarda la sessualità, ho notato che qua c'è ancora molto molto pudore, anche a livello proprio di educazione sessuale nelle scuole, cioè si fa ancora fatica. La cosa buona è che in generale c'è la monogamia, invece prima non era così, cioè prima l'uomo thailandese aveva più mogli, sì, qua in Thailandia adesso direi che funziona un po' come in Italia, ci si sposa e basta. E ti dirò anche un'altra curiosità, succede ancora ma poco, più che altro nelle zone un po' più rurali, quando un ragazzo deve fare sesso per la prima volta qua in Thailandia va a fare con la prostituta. Sì, senti te. Adesso no, però se vai indietro di, non so, la generazione dei genitori di mio marito era così. E che si fa lì? Come si passa il tempo libero? Com'è che ci si conosce anche, ora che parlavi appunto anche di ragazzi? Qua c'è un'enorme comunità di expat, non solo italiana, da tutti i punti del mondo. È facile comunque qui fare amicizie. Qua a Phuket ci sono tanti bar, posti dove puoi incontrare gente ed è facile incontrarsi. Ovviamente soprattutto adesso con i social media, sono i gruppi di Facebook, Phuket Expat. Io sono anche iscritta a un gruppo di donne di Phuket che sono di tutte le nazionalità. Magari è più difficile avere amici thailandesi, barriere linguistica, sai, magari non parlano bene inglese o magari interessi diversi. Però io ho delle amiche italiane qua, per esempio, che vivono proprio qua a Phuket. Qua fondamentalmente puoi fare vita da mare, ci sono un sacco di attività, di cose da fare. A livello, diciamo, di cultura c'è poco, nel senso che sono, non c'è un granché di eventi, non ci sono le librerie. Sono in un periodo della mia vita da neomamma, quindi noi usciamo veramente poco. O meglio, usciamo e andiamo al mare. Diciamo che fondamentalmente il nostro tempo libero è il mare. Comunque, ripeto, qua a Phuket
c'è anche troppo dal punto di vista di socializzare, uscire, divertimento, c'è di tutto e di più. Ovvio che se vai a vivere in zone della Thailandia un po' meno turistica, magari lì puoi avere qualche difficoltà a farti la tua cerchia di amici, non c'è molto da fare. Te consiglieresti a chi ha famiglia, bambini piccoli, di venire a vivere lì? Sai se poi magari per il futuro le scuole lì sono buone, eccetera? Lo consiglio se comunque uno ha una buona base economica, perché qua ovviamente abbiamo un sistema pubblico, la scuola pubblica e la scuola privata internazionale. Se io ho un figlio italiano, vengo a vivere a Phuket, non lo manderò mai alla scuola pubblica, lo devo mandare a una scuola internazionale, perché innanzitutto le lezioni sono in thailandese alla scuola pubblica, ma soprattutto perché il sistema scolastico pubblico thailandese a noi non è che ci vada tanto bene. Diciamo che la scuola thailandese pubblica tende a insegnare poco le materie, serve più a indottrinare gli studenti verso appunto un modo più che altro di ragionare e di vivere, che non è per niente quello che siamo noi italiani, ok? Il pensiero critico, diciamo, è totalmente abolito, cioè la scuola thailandese non ti fa pensare o riflettere o ragionare sulle cose. Si studia quello che c'è scritto sul testo, che magari non è detto neanche che sia la cosa giusta, si ripete a memoria tutto e questo è quanto. Quindi tuo figlio italiano lo prendi dall'Italia, lo porti qua, non lo mandi alla scuola pubblica. Eh no. Lo devi mandare alla scuola internazionale, dove si seguono ovviamente dei programmi europei o quello che è, dipende dalla scuola dove vai. Il problema è che costano veramente tanti soldi e ti parlo di migliaia di euro l'anno. Qua pure che le scuole internazionali hanno bambini che vengono letteralmente da tutto il mondo, quindi comunque cresci in un ambiente multiculturale, è sicuramente un vantaggio. Cioè già adesso mi mette angoscia, nel senso che penso al futuro di mia figlia e sono già consapevole che non la voglio mandare alla scuola pubblica. E la cosa più bella è che anche mio marito, che è thailandese, dice: io e mia figlia non voglio fare la brutta esperienza che ho avuto io, che sono cresciuto ignorante, perché per dirti non ti insegnano neanche la geografia, fanno veramente poco, insegnano altre cose rispetto del re, del governo, eccetera eccetera. Ah sì, addirittura? Sì. Li indottrinano bene bene, è meglio tenerli ignoranti, no, i cittadini? Purtroppo è così. Se uno comincia a essere troppo intelligente e riflette, magari per certe cose si rende conto della situazione, no? Cioè ti insegnano a non avere il pensiero critico, cioè non puoi ragionare sulle cose, loro ti danno il libro e quello devi imparare. Cioè non esiste che la maestra si gira e dice: cosa ne pensate di questo? O aprire un dibattito. Tra l'altro sono tutti con la stessa divisa, con lo stesso taglio di capelli. C'è il re in Thailandia? C'è il re, ma più che altro c'è il governo militare qua. Ah sì? Qua in Thailandia non si può parlare male del re o nemmeno pensare male del re. C'è la lesa maestà, quindi rischi il carcere. Ma anche parlare del governo comunque in internet non è una cosa ben vista. E senti, come paese è un paese sicuro la Thailandia? Cioè si può andare in giro tranquilli, le cose insomma funzionano in generale? Sì, direi che è un paese sicuro, anche se sei una donna. Una cosa bella qua in Thailandia è che tendenzialmente non rubano. Penso che sia più che altro per la religione comunque buddista, almeno a me non mi hanno mai rubato niente. Ti dico anche che spesso ho lasciato le chiavi del motorino attaccate al motorino per una giornata intera. La polizia non è il massimo, non ti senti protetto dalle forze dell'ordine qua. Qua se ti ferma la polizia puoi avere la patente, tutte le cose, però ti viene sempre un attimo di ansia, no? Perché dici magari tirano fuori qualche storia impossibile. Io non ho mai avuto paura di girare in Thailandia in generale, neanche quando ero da sola prima di mio marito, quindi in generale è un paese tranquillo, però bisogna avere un po' di paura con il traffico, nel senso che gli incidenti stradali sono tanti, bisogna fare molta attenzione qua. È pericoloso soprattutto se si va in motorino, in Thailandia è facile farsi del male per strada. E senti, un'altra domanda importante, com'è la sanità lì? Poi ecco, visto che anche te hai una figlia piccola, se per quanto riguarda i bambini ci sono specialisti, si possono trovare tutte le cure che uno vuole, è di qualità, è pubblica o privata? Allora, c'è una bella differenza tra la sanità pubblica e quella privata in Thailandia. La sanità pubblica siamo messi abbastanza malino, direi.
Per marino intendo a livello soprattutto di strutture, quindi gli ospedali e di personale infermieristico, comunque di personale ospedaliero. I medici di solito sono gli stessi che girano tra ospedali privati e ospedali pubblici. I macchinari magari sono vecchi, ai tempi di attesa infiniti, vabbè che a quello siamo abituati anche in Italia. Quindi. Invece la sanità privata è totalmente all'avanguardia. Le strutture sanitarie e gli ospedali privati che abbiamo qua sembrano degli alberghi, letteralmente. Le strutture sono veramente, veramente belle. Il personale medico è ok, tempi di attesa zero praticamente. E paghi zero. Il problema è che ovviamente devi avere la tua bella assicurazione, perché se tu non hai l'assicurazione devi prepararti a sborsare un bel po' di soldi. Anche nelle strutture pubbliche, ovviamente non è comparabile la spesa che puoi andare a affrontare in un ospedale pubblico rispetto all'ospedale privato. Però se sei in Thailandia, ti fai del male e non hai l'assicurazione, ti consiglio proprio di andare direttamente all'ospedale governativo, quello pubblico, e di non mettere piedi in quello privato, perché puoi andare a pagare veramente delle cifre enormi. E io ho avuto esperienza sia in privato che governativo. Ti faccio un esempio. Io ero incinta e l'assicurazione il parto non te lo copre. In realtà la Social Security, quella nazionale, poi ti rimborsa una parte. E quindi io dovevo partorire, dovevo pagare, e quindi ero andata a vedere ovviamente le varie opzioni. E c'era una bella differenza tra l'ospedale governativo e quello privato, parlo di 3-4 mila euro di differenza. Buone. Poi alla fine ho scelto la via di mezzo, che è stato l'ospedale dove io sono registrata qua a Phuket, che è un ospedale privato, ma ha accesso al programma dell'assicurazione, quella del lavoro. In generale, quindi ti dico, la sanità qua è ottima, però devi avere un'ottima assicurazione sanitaria e andare all'ospedale privato. Tra l'altro in Thailandia anche tanti vengono per fare chirurgia plastica e anche per andare dal dentista, tanti vengono a fare tutto qua. Andare dal dentista costa molto meno che in Italia. Io sono stata anche operata in anestesia totale in ospedale pubblico qua in Thailandia. Non è stata una bella esperienza. Ne sono uscita viva, però no grazie, cioè mai più. Ma l'assicurazione sanitaria è obbligatoria oppure puoi anche non farla? In questo momento, se vuoi entrare in Thailandia, devi per forza avere l'assicurazione, perché per via del Covid te la richiedono e vogliono una copertura assicurativa di almeno 50.000 dollari per quello che riguarda il Covid. Però in generale, quando fai questa assicurazione, poi sei coperto tutte le varie spese che puoi avere eventualmente sanitarie. Prima, quando sono venuta a vivere io qua, non era obbligatoria. Quanto costa? Ovviamente dipende molto dall'età, però più o meno 30-40 mila baht all'anno, diciamo 1.000-1.500 euro, però ti sto dando un dato molto indicativo, perché faccio ad esempio quello che magari potrei essere io, che sono relativamente giovane e non ho patologie, ok? Certo. Non è una spesa folle. Anche perché ti comprende tutto questo poi, o devi spendere qualcos'altro? Dipende da che assicurazione vai a stipulare, però di solito le buone assicurazioni ti coprono proprio tutto praticamente. Poi ad esempio alcune magari ti rimborsano dopo, quindi magari tu vai all'ospedale privato, però ti presentano il conto e magari tu devi pagare e poi l'assicurazione ti rimborsa. Il problema è che ti ritrovi un conto magari, non so, di 10.000 euro e quindi bisogna magari un po' fare attenzione quando fai questa assicurazione, no? È importante proprio sapere cosa mi copre, cosa non mi copre, quali ospedali posso accedere. Io al momento uso l'assicurazione del lavoro, quella governativa. Mm-hmm. Mi trovo bene onestamente, perché comunque ho accesso all'ospedale di Phuket privato, però che accede comunque a questo programma governativo, quindi è una buona via di mezzo. Mi sono fatta seguire anche tutta la gravidanza, ho partorito. Non ho problemi, onestamente, mi trovo benissimo lì. Sempre parlando di salute, ora si parla del Covid. Com'è stato gestito lì? Com'è la situazione attualmente? E poi se c'è, insomma, obbligo sia vaccinale, sia se chiedono anche lì Green Pass. Qua è stato gestito in modo un po' diverso. Anche noi abbiamo avuto il nostro bel lockdown all'inizio. Eravamo proprio segregati, addirittura eravamo divisi tra quartieri e c'erano proprio i militari in giro qua a Phuket. Cavolo. Tuttora qua indossiamo le mascherine praticamente anche in giro fuori all'aria aperta, nel senso tipo il motorino. Però bisogna fare una distinzione fondamentale. Il cittadino thailandese, la società thailandese è molto rispettosa degli ordini che gli vengono dati. Cioè quando ai thailandesi è stato detto c'è il Covid, state a casa, mettetevi la maschera, lavate le mani, bla bla bla, loro hanno fatto tutto. Non c'è stata la parte di ribellione tipica nostra italiana, no? Sai, c'era io la maschera la metto, non la metto.
meto, io mi vaccino, non mi vaccino. Qua fondamentalmente non c'è stato questo problema, anche con i vaccini, cioè quando è arrivato il vaccino, qua abbiamo avuto il Sinovac, quello cinese se non erro, e qua tutti sono andati a farsi il vaccino. È normale che non esista poi il Green Pass, perché fondamentalmente tutti quelli che hanno potuto vaccinarsi sono andati a vaccinare. Da qualche parte abbiamo un certificato che dice che siamo vaccinati, ma non serve, nel senso che qua non esiste che ti chiedono un Green Pass per fare determinate cose, ma perché è proprio diversa la società thailandese, capito? Cioè si sente molto di più appunto la società, cioè l'aiutarsi. Mm-hmm. Però se uno non si vuole vaccinare lì lavora lo stesso, fa le cose lo stesso, in teoria sì. Ora comunque è riaperto lì. Sì, qua si può venire, bisogna fare una procedura che si chiama Thailand Pass, quindi prima di partire devi avere la vaccinazione, perché se non ce l'hai devi comunque fare la quarantena e l'assicurazione. Poi andai tutto, c'è un sito dove tu vai a inserire tutti i tuoi dati, i documenti, e entro 7 giorni lavorativi ti danno l'approvazione, che altro non è che un QR code, quando tu atterri lo fai vedere e puoi entrare. E devi aver fatto il tampone prima di partire, quindi quando sei in Italia, poi fai il volo, poi atterri qua, te ne fanno un altro. Però questo potrebbe cambiare anche domani, capito? Sì, no, avevo letto che la Thailandia era uno appunto dei paesi dove ci voleva praticamente, diciamo, l'obbligo di vaccino per arrivare lì. Però te dici che si può anche venire senza, però uno si deve fare la quarantena. Sì, adesso sono 10 giorni di quarantena, se non hai il vaccino. No, puoi venire anche se non sei vaccinato, però facendo semplicemente la quarantena, e poi una volta che sei qua, hai finito la quarantena, sei libero di andare dove ti pare e non ti corre dietro nessuno con il vaccino. Senti, riassumendo un po' i pro e i contro della Thailandia. Allora, pro della Thailandia, se ti piace il caldo, questo è il tuo posto ovviamente, hai il mare, hai una cultura molto interessante da esplorare, da vivere sicuramente. È un mondo diverso, quindi è un'esperienza che ti arricchisce a livello tuo personale, indubbiamente, che ti apre la mente. In Thailandia si vive più sereni, si mangia bene, si mangia molto bene, si vive in modo sicuramente meno stressante, poi vabbè, dipende anche da quello che fai nella tua vita in Thailandia, però in generale è uno stile di vita più semplice. Un pro sicuramente da Thailandia, questa è una cosa anche più per le donne, che nessuno ti giudica per come ti vesti, in generale in Thailandia nessuno guarda quello che fai, sensazione comunque di libertà e di non doversi sempre adeguare. Qua se sei in maglietta, in ciabatte, non dai fastidio a nessuno. Per me è un pro vedere anche i loro festival, le loro feste, qua ci sono delle cose veramente fuori di testa per noi italiani. Il Songkran, che è il capodanno thailandese, dove per qualche giorno si trasforma tutto in un videogioco, ci sono le battaglie d'acqua praticamente per strada. Il Vegetarian Festival a Phuket, dove la gente si trafigge per strada posseduta da questi canti. Il festival dei razzi, vince chi tira il razzo più grosso e più alto. Ci sono delle cose veramente particolari, che le vedi solo qua, capito? Le vivi solo qua in Thailandia. Il costo della vita è abbastanza un pro, però non troppo. Cioè non è un'illusione di spendere poco, però sicuramente si può spendere meno rispetto all'Italia, come parlavamo appunto prima sulle tasse, è un pro sicuramente. E i contro? Allora, sistema scolastico pubblico e ospedali pubblici, tutto quello che è pubblico è un buon contro. Adesso qualcuno dirà questa è matta, per me è di negativo il caldo. Non tanto neanche il caldo, ma il fatto che qua non si alternano le stagioni, per me è un disastro a livello mentale. Cioè qua non hai l'autunno, l'inverno, la primavera e l'estate. Qua è l'estate, l'estate, l'estate e l'estate. Io questa cosa la soffro personalmente. Ecco. E per me è anche un contro qua a Phuket non avere qualcosa di, diciamo, a livello culturale. Per esempio, non so, non ho una libreria. O meglio, in tutta Phuket c'è una cavolo di libreria con 10 libri in croce. E basta, e per me questo è brutto, non ci sono eventi, c'è un sistema di shopping online qua molto famoso che è l'Amazon thailandese, si chiama Lazada, ci trovi veramente qualsiasi tipo di cinesata o cosa ti serve, c'è tutto, cioè io ci compro anche il mangiare dei gatti, però i libri no, devi adeguarti e leggere ovviamente i libri digitali, personalmente a me piace la carta. Quindi... A proposito di libri, so che te ne hai pubblicato uno proprio ora, tuo. Sì, tre giorni un po', fa. Dici un po' che libro è. Perché... Allora, l'argomento principale è il venire a vivere in Thailandia, quindi abbiamo già parlato ampiamente in questo video. È fondamentalmente una guida per chi sogna di andare a vivere in Thailandia e ha bisogno comunque di capire quello che sta andando a fare.
Quindi è una guida passo passo che va a prendere tutti gli aspetti, però nel libro ho anche dato una parte, diciamo, mia di esperienza personale. È uscito pochi giorni fa, sono contenta. È una bella soddisfazione. Sì, come si chiama il libro? Si chiama Mollo tutto e vado a vivere in Thailandia, manuale di sopravvivenza per espatriare e vivere felice in Thailandia. È online e quindi adesso tutti possono leggerlo e c'è la versione sia digitale che quella cartacea. Quindi te lì sei felice ora in Thailandia o torneresti in Italia? Io sono felice in Thailandia. Vorrei tornare in Italia solo per le mie vacanze. Lo dico sempre, io non sono scappata dall'Italia. Io semplicemente volevo venire a vivere qua e l'Italia mi manca, però non ci vorrei tornare a vivere. Ci credo. Il mio grande sogno è quello di vivere qua, continuare a vivere qua, ma avere la possibilità di rientrare in Italia almeno una volta all'anno, per circa un mese, in modo da poter comunque rivedere la famiglia, gli amici, mangiare, girare un po', riposarsi e riequilibrarsi, ritrovare un po' le proprie radici. Al momento sono felice qua e sono contenta di poter chiamare Phuket casa. E che ti manca a te dell'Italia? E mi manca dell'Italia, la mia famiglia ovviamente, i miei amici che sono comunque rimasti miei amici nonostante le distanze. Mi manca fondamentalmente casa, le cose piccole che qua non ho, quella sensazione comunque di silenzio, un luogo calmo, tranquillo. Phuket non è così, Phuket è sempre un'isola incasinata, comunque turistica, c'è tanta gente. Invece io vengo da un micro paesino nella campagna mantovana dove non c'è niente. E poi appunto mi manca il fatto appunto culturale, cioè voglia di qualche evento, qualcosa, di trovare un po' i miei simili, no? Per il resto non mi manca niente, perché il cibo qua comunque, se vogliamo mangiare qualcosa di italiano, ce l'abbiamo, lo paghiamo il triplo, però ce l'abbiamo. Ah, ecco, aspetta, ho un'altra cosa che mi manca dell'Italia: l'organizzazione lavorativa. Dal punto di vista lavorativo, io comunque vengo da un ambiente che è quello dell'aviazione, dove era tutto molto preciso e organizzato e schematizzato, che qua regna il caos, ok? Senti, ti faccio un'ultima domanda. Qual è stato il momento più duro per te lì in Thailandia? Allora, io ho avuto un momento veramente duro qua, però non è correlato alla Thailandia, sarebbe successo probabilmente anche in Italia. Il momento più difficile che ho vissuto qua è stato la perdita di un figlio, nel senso che io prima di questa bimba ero incinta e le cose sono finite male. Non c'entra con la Thailandia, poteva succedere anche in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo, però a me è successo qua e l'ho vissuta qua e l'ho vissuta da sola con mio marito, e questa è stata una delle cose più dure che ho dovuto affrontare nella mia vita. Dal punto di vista proprio sanitario, in ospedale non ho avuto nessun tipo di supporto, anzi è stata un'esperienza veramente orribile. E quindi questa è stata la cosa brutta che ho dovuto affrontare qua in Thailandia, proprio brutta brutta brutta, che non dimenticherò mai e che mi ha lasciato anche un po' di brutte conseguenze a livello mio mentale, però adesso va bene fortunatamente, anche perché poi ho riaffrontato comunque una gravidanza e è andata bene, certo. Non mi ricordo se per 3 settimane, un mese dopo l'accaduto, non sono neanche uscita proprio di casa, ma neanche il naso fuori casa, non riuscivo a fare proprio niente. Però poi è arrivata una ragazza italiana che è spatriata in Australia, che è venuta a Phuket e voleva assolutamente conoscermi, ed è stata l'unica che in quel momento è riuscita a prendermi e a farmi uscire dalla mia casa, e da lì ho ricominciato, diciamo, a vivere proprio. Quindi oggi ne parlo apertamente col sorriso, però è stata dura e devo ringraziare anche tanto la mia psicologa per avermi dato una mano a risollevarmi da questa esperienza brutta della mia vita, che purtroppo vivono in tante tante persone. Sicuramente parlarne aiuta. Sì, sì, sì. Comunque sì, dai, sì. Oggi c'hai una bambina, come si chiama la tua bambina? Sì. Bella. Bella? Bella, sì. Si chiama Bella perché ha il cognome thailandese lei, che è lunghissimo. E quindi ho detto, no, io non le voglio dare anche il nome di thailandese, perché sennò è un casino. Perché ho detto, se lei poi un giorno vuole andare a vivere in Italia, come la chiamano questa povera creatura, no? E allora, cioè, vediamole un nome italiano. Non riusciamo a trovare un nome, ma chiamiamola Bella. E ho detto, guarda che in Italia non è che va tanto di moda sto nome, però. Poi invece abbiamo scoperto che in Asia va di moda. E chiamiamola Bella, è a 9 mesi adesso, e veramente ho capito che, cioè, serve veramente poco per star bene, per questo che andiamo spesso al mare, facciamo spesso i video, non vedrai mai cose super elaborate, perché alla fine
E noi siamo contenti così, andiamo al mare, mangiamo, tanto si vede, facciamo sempre. E facciamo una vita comunque molto, molto, molto tranquilla, senza grandi cose. Bene, io ho finito. Se poi volete saperne di più sulla Thailandia, potete, come si diceva prima, no? Prendervi o leggervi il libro di Giulietta, che abbiamo già detto il titolo, no? Ridici un po' il titolo, Giulietta, vai. Mollo tutto e vado a vivere in Thailandia. Bene. C'è su Amazon anche. Poi io magari metterò, ecco, il link in descrizione per chi magari volesse saperne di più, andare a vedere il libro, eccetera. Poi chiaramente vi suggerisco anche di seguire Giulietta su Instagram e su YouTube, che ha un bel canale che è molto seguito con tanti iscritti. Grazie per avermi dato questo spazio prezioso No, e per avermi grazie a te. dato comunque la possibilità di essere io il volto che rappresenta la Thailandia Certo, sei la sul nostra canale. rappresentante dalla Thailandia per il nostro canale. Grazie a te, insomma, che hai condiviso la tua esperienza, la tua storia, che ti sei così aperta con noi, quindi sono molto contento di questo. Ti ringrazio veramente tanto per essere stata mia ospite qui a Italian Globetrotter e mi ha fatto tanto piacere Grazie conoscerti, così ora ho a te. anche Anche a me. un'amica in Thailandia. Grazie davvero, è stato veramente un piacere, anche per aver comunque parlato di varie tematiche. Ti mando un bel abbraccio dall'Italia, Un quello di abbraccione da Phuket. un saluto alla nostra Italian Globetrotter dalla Thailandia. Ciao Giulietta, viva Ciao, l'Italia e gli italiani. grazie. Ciao. Ciao ciao.